Oggi abbiamo iniziato il percorso, un percorso concreto per dar vita al piano strategico della portualità turistica italiana. Ringrazio il governo, in particolare il ministro del turismo, senatore Santanchè, per la vicinanza e per un intervento concreto da dove si è potuto ricavare la sensazione per tutti gli astanti che le problematiche che avevamo già manifestato al ministro circa un mese fa sono state recepite. Preparare il piano strategico della portualità significa portare sul tavolo del governo i 5, 6, 10 punti concreti per superare questo stato di impasse che ha ormai caratterizzato il nostro settore. La prima cosa che vorrei sottolineare è che la portualità turistica italiana non può essere inclusa nella problematica delle concessioni balneari. Noi abbiamo concessioni per atto formale, noi abbiamo sempre avuto e abbiamo sempre fatto evidenze pubbliche. Però non solo ai porti deve essere applicata questa normativa, ma deve essere applicata anche agli approdi e ai punti d'ormeggio, cioè a tutte le attività dedicate alla nautica turistica italiana. L'altra problematica è quella che il governo finalmente faccia un elenco delle aziende che rientrano nel turismo. Perché? Perché questo semplificherebbe la nostra attività e anche tutte le azioni governative in nostro favore non dovrebbero ricercare o basarsi sui famosi codici Ateco, ma sarebbe semplicemente più facile applicarle a quelle aziende che rientrano nel turismo.